schiaccia, schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo, che non basta mai. Mamma Maxi, Mil, che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la crew. Devi iscriverti al canale Maxi Mix su YouTube. Se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo glitch dei soldi, non tanto nuovo, ma è un glitch dei soldi per quelle persone che non riescono a fare l'altro glitch, in pratica quello che ho pubblicato ieri è ancora funzionante. Questo glitch funziona per tutte quelle persone che hanno il pallino azzurro quando hanno gli amici in garage, quindi non è per tutti, ci sono alcuni che ce l'hanno e alcuni che non ce l'hanno, alcuni che gli resta il pallino azzurro in garage quando ci sono degli amici e altri che non gli resta. Quindi questa è un'alternativa per quelle persone, perché a quelle persone che gli resta il pallino azzurro in garage non riescono a fare quel glitch lì. Colgo l'occasione per ringraziare Dexlow e Friends per la partecipazione al video e passiamo alla spiegazione. Allora, come avete visto, in garage in pratica dovete avere al quinto posto una LG Retro Custom, al sesto posto dovete avere una LG normale. Poi che cosa dovete fare? Avete bisogno di un amico. Noi siamo in due, qui siamo Dexlow e io, ma basterà che comunque c'è solo una persona che si ubriaca e che ci aiuterà a fare il glitch. Allora, a questo punto vi dovrete ubriacare ragazzi, fate attenzione a non superare i 9 drink, tenetevi sugli 8 drink insomma, che va abbastanza meglio insomma, perché comunque se bevete un po' più del dovuto automaticamente vi sentirete male, sverrete, insomma cascate a terra come un pero raga, dovete ricominciare tutto quanto. Quindi a questo punto, come state vedendo, Dexlow e io con il mio personaggio stiamo bevendo e quando siamo belli ubriachi la persona che deve fare il glitch che cosa dovrà fare? Va a tornare in garage ragazzi. Quindi a questo punto si torna in garage e automaticamente le persone che stanno con noi nel CEO vengono con noi in garage. Ricordate ragazzi, basta anche un solo amico per fare questo glitch, eh? Non c'è la necessità di avere più persone. A questo punto che cosa bisogna fare? Quando torniamo nel garage comunque avremo il pallino azzurro, perché come dicevo il glitch è solo per chi ha il pallino azzurro. Il nostro amico andrà a posizionarsi in questa posizione dove sono io e Dexlow adesso, che siamo dietro la terza auto partendo dalla parte del pallino azzurro diciamo. Una volta che ci siamo posizionati che comunque i nostri amici si saranno posizionati, noi che cosa andremo a fare? Andremo a scambiare le auto e andremo a scambiare la quinta con la sesta ragazzi, come avete visto. Poi magari riguardate bene il passaggio in maniera tale da poter capire meglio che cosa succede. A questo punto, quando abbiamo scambiato diciamo le auto, chi ci starà dando una mano sarà in garage ubriaco come una zucchina, che si muoverà piano piano perché il gioco lo farà muovere piano piano, anche perché non dovrà muoversi lui ma si muoverà da solo il personaggio. Noi che cosa andiamo a fare? Andiamo a comprare una LG normale e la andiamo a sostituire con la LG che abbiamo scambiato in pratica. Quindi una volta fatto ciò che cosa succede ragazzi? Andiamo e aspettiamo il tempo che ci arriva una LG. Quindi avremo tutto il tempo insomma per aspettare. In garage il nostro amico non vedrà nulla, non vedrà nulla di cambiato insomma, non è che ci saranno grandi cambiamenti a parte la sbronza che si porta dietro insomma, però noi avremo duplicato un'auto. Adesso arriva la notifica e rientriamo in garage. Il momento in cui noi rientriamo in garage
il nostro amico vedrà la duplicazione al sesto posto, in pratica vedrà che ci sarà una LG duplicata, ragazzi. Se avete qualche dubbio, riguardate bene il video per seguire passo passo tutto ciò che è fatto nel video, e così farete il glitch a mestiere, ragazzi. Fino a che noi non rientreremo in garage, il nostro amico che ci sta aiutando non vedrà l'auto, ma comunque ci sarà l'auto. Quindi a quel punto che cosa dovete fare, ragazzi? Prendete la quinta auto, che è questa qui, andate dentro l'officina, insomma dentro dal meccanico, e fate la solita cosa che si fa sempre: usate una targa personalizzata per il glitch, che è meglio, ragazzi, almeno non incorreremo, insomma, nel limite giornaliero che rompe un po' il cazzo a tutti quanti. Quindi una volta cambiata la targa, l'unica cosa che ci resterà da fare è tornare in garage e continuare con il glitch. Per ripetere un'altra volta un'altra duplicazione, che cosa dovete fare? Dovete tornare al piano superiore, il vostro amico deve ubriacarsi di nuovo, e ripetete lo stesso procedimento, ragazzi. Il procedimento è abbastanza semplice, è un po' leggermente poco più laborioso dell'altro, però abbiamo cercato di rendere di portare un glitch, diciamo, che possono fare anche le persone a cui non riesce l'altro glitch. Detto questo, ringrazio i partecipanti al video, Dexlow e Friends. Un saluto a tutti e al prossimo video. Ciao a tutti.